Salve a tutti, con questo video voglio provare, questa è una prova, per iniziare appunto queste videoconferenze, videolezioni o videosoluzioni della traccia che viene proposta all'interno dell'esame avvocato 2014. Tracce che vengono proposte tenendo conto della giurisprudenza più recente, comunque sia del 2013-2014. In questa sede si dà una soluzione schematica, una soluzione quindi che vuole nel modo più sintetico possibile appunto cercare una soluzione. Per quanto riguarda invece il parere, la redazione completa del parere, e per quanto riguarda l'analisi delle questioni più rilevanti, in maggior dettaglio, rimando alla sentenza risolutiva, che è la sentenza, lo dico così potete andarvela a vedere, della Cassazione numero 10.633 del 2014. Molto velocemente, il problema qui riguarda un negozio fiduciario tra due coniugi hanno concluso un negozio fiduciario, un patto di fiducie in forma orale per il ritrasferimento di beni immobiliari, con più precisione di quattro beni immobili, scritto nella traccia, quattro beni immobili che la moglie acquista per conto del marito, in base a questo patto di fiducie, utilizzando gli stessi soldi del marito, con l'accordo tra le parti, appunto, di ritrasferire questi determinati beni a semplice richiesta del marito. Successivamente poi la moglie redige un atto unilaterale, quindi recante forma scritto, sottoscritta dalla stessa, che contiene, leggo la traccia proprio, l'esatta individuazione degli immobili, l'indicazione dei confini, dei dati catastali, e nello stesso assume espressamente l'impegno di ritrasferire questa proprietà di questi quattro beni immobiliari alla semplice richiesta di tizio. In primo grado, la questione, è stata rivolta al tribunale, il quale ha, erroneamente, vedremo perché, inquadrato la fattispecie all'interno del contratto di simulazione per interposizione fittizia di persona, dichiarando di fatto come tale contratto non potesse aversi in quanto i terzi venditori non facevano parte di questo accordo simulatorio e quindi di fatto non poteva sussistere nessun obbligo in capo al ritrasferimento dei beni immobiliari per mezzo di un atto unilaterale che altro funzione non aveva che quella di riconoscere un precedente appunto contratto simulatorio inesistente, ripetiamo, perché i terzi erano estranei e quindi di fatto Tizio non poteva agire, non poteva pretendere il ritrasferimento dei beni immobiliari in base a quell'atto unilaterale sottoscritto dalla moglie. La questione va in secondo grado, quindi la Corte d'Appello, la quale invece cambia proprio indirizzo e ritiene che qui non siamo in costanza di un contratto di simulazione per interposta persona, ma l'istituto va più correttamente inquadrato nel contratto di mandato senza rappresentanza tra Tizio e la moglie Caia. Meglio, tra i due quindi c'è un contratto di mandato senza rappresentanza ad acquistare quattro beni immobiliari con l'obbligo poi del mandatario, quindi di Caglia, di ritrasferire questi quattro beni immobiliari a richiesta del mandante Tizio. L'atto unilaterale altro non avrebbe che la funzione di riconoscere, quindi di fatto una ricognizione di questo contratto orale di mandato senza rappresentanza, però siccome diciamo riconosce un contratto di mandato che senza rappresentanza per il trasferimento di beni immobiliari mancante della forma scritta richiesta ad substantiam,
tale contratto è nullo e quindi l'atto unilaterale che riconosce un contratto nullo non potrà avere alcun tipo di valore, neppure nell'inversione dell'onere della prova, perché, ripetiamo, il riconoscimento di un contratto nullo all'interno del nostro ordinamento giuridico non può avere alcun tipo di effetto. La questione arriva dinanzi al giudice di legittimità in Cassazione e appunto con la sentenza, la ripeto, numero 10.633 del 2014, la Cassazione invece ritiene che non dobbiamo incentrarci tanto sul contratto orale tra le parti, perché il contratto orale che si è concluso tra le parti non è né un contratto né una interposizione fittizia di persone né un mandato senza rappresentanza, ma altro non è che un vero e proprio patto di fiducia, quindi un patto di fiducia tra le due parti, tra i due coniugi, nella quale oralmente la moglie si impegna ad acquistare e trasferire l'immobile al marito. Mentre dice la Cassazione in questa pronuncia del 2014, bisogna incentrarsi sul valore che ha questo atto unilaterale, sottoscritto dalla moglie, che riconosce questo precedente patto in fiducia orale tra le parti. E appunto la Cassazione dice che questo atto unilaterale ha una sua causa lecita, perché appunto interesse appunto è quello, cioè innanzitutto una causa tipica, meritevole di tutela per l'ordinamento giuridico, e l'impegno assunto dalla moglie nel ritrasferimento dei beni immobiliari ha tutto il suo interesse, cioè appunto questo è l'interesse appunto del marito di ottenere il trasferimento dei beni immobiliari e quindi questa causa tipica è del tutto lecita. E questo atto unilaterale, e qui che sta appunto la soluzione del caso, ha una sua propria idoneità ad essere una vera e propria fonte di obbligazione. Quindi, in questo caso ciò che rileva non è tanto riconoscere la natura di astrazione processuale della causa di inversione dell'onere probatorio a questo atto unilaterale, ma la questione è riconoscere invece l'atto unilaterale come un atto idoneo ad essere una vera e propria fonte di obbligazione per le parti, o meglio, per la moglie Caia, che ha redatto e sottoscritto questo atto unilaterale, a ritrasferire i beni immobiliari a richiesta di Tizio. E quindi quali sono le conseguenze? Le conseguenze sono che nel momento in cui Tizio richiede alla moglie il ritrasferimento di questi quattro beni immobili e la moglie si rifiuta di ritrasferirli, allora Tizio potrà agire ex articolo 2932 Codice Civile per l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di ritrasferimento. Quindi l'articolo 2932, quindi l'esecuzione in forma specifica del contratto, non è solamente attuabile nel caso di contratti preliminari che poi non vengono adempiuti, cioè di contratti preliminari nel cui momento non vengono poi adempiuti il definitivo, ma anche da qualsiasi altro atto unilaterale nella quale sorge una vera e propria obbligazione in capo ad una parte. La controparte, quindi, nel caso in cui non venga rispettata appunto l'adempimento di questa obbligazione, può agire ex articolo 2932 per l'esecuzione in forma specifica. Quindi, in definitiva, Tizio potrà richiedere dinanzi al giudice il trasferimento dei quattro beni immobili che la moglie Caia ha acquistato, tra l'altro con i soldi di Tizio, per suo conto, in base appunto al riconoscimento di quel pactum fiduce. Grazie a tutti e alla prossima.